Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con la nostra carriera alternata. Mi ha detto Ricky che c'è una sorpresa e adesso andremo a guardare. Ho visto che la valutazione è 77, quindi siamo calati di valutazione. Siamo comunque primi in campionato, quindi va bene. Voglio capire un pochino cosa è successo, quindi vado a vedermi la rosa. Ok, non sembra avere niente di nuovo, a parte che non c'è Piqué. Ok, no, è rotto, quindi non penso ci sia niente di nuovo nella rosa, almeno non mi sembra. Ok, penso abbia provato a prendere Cristiano Ronaldo. Ah, ok, abbiamo venduto Agüero al Manchester United. Non so bene perché l'abbia voluto vendere, visto che mi ci trovavo abbastanza bene. Non ho ben capito questa mossa di Ricky. Probabilmente vuole prendere Ronaldo. Boh, vediamo cosa ne viene fuori. Intanto un'offerta per Marc-André Ter Stegen. Non è neanche male un'offerta. Potremmo pure provare a venderlo Ter Stegen, magari per 60. 68, 65 milioni potrebbe essere una buona trattativa. Ronaldo continua a rifiutare il contratto. Non so quanto devo andare a offrirgli. Provo a offrire tipo 900.000 euro a settimana più il 20% per 2 anni. Giocatore chiave, prima squadra. Non penso arrivi Ronaldo, sarà molto difficile. Comunque, volevo vedere un pochino quello che ha fatto Ricky, che ha vinto 3-1 con lo Osasuna, ha vinto 2-0 l'Espanyol. Quante volte ha fatto? 6? Mi sa 6 perché ha pareggiato col Siviglia, poi ha vinto col Villarreal, ha perso col Siviglia, quindi è uscito dalla Coppa. Ricky, veramente scandaloso. E poi ha vinto con la Spalmas. Adesso noi ci giochiamo contro l'Eibar, contro il Betis, contro il Bilbao, l'Alaves e il Leganés. Io ragazzi, oggi visto che c'è anche il mercato, faccio solo 2 partite e 3 le simulo, quindi simulerò contro l'Eibar, l'Alavés e il Leganés, mentre giocherò con il Bilbao e con il Betis e chiudiamo anche il mercato. Eccoci alla partita contro l'Eibar che simuleremo con la nostra rosa titolare, speriamo di vincere, però no, non è successo niente. Hazard, Suarez, la coppia d'attacco con Messi trequartista, centrocampo, Rakitic, Verratti, Iniesta di tantissima qualità e Iniesta proprio a segnare il primo gol allo scadere del primo tempo. Qualche cambio per entrambe le squadre, entra il Caser, entra Go Andre Gomes, entra Arda Turan e Arda Turan proprio va a segnare il 2-0 che chiude la partita, quindi un'altra buona vittoria per il nostro Barcellona che continua a macinare punti e quindi a rimanere in prima posizione con il Real Madrid con 3 partite in meno, le vincesse tutte e tre arriverebbe a comunque 3 punti di distanza, quindi siamo comunque primi, mentre qui Ricky stava allenando un po' i giovani. Io continuerei a allenare questo giovane, Aliena, e poi Umtiti e Semedo, simuliamo tutto, vediamo un pochino come va e vediamo se riusciamo a prendere questo Cristiano Ronaldo, anche se sarà veramente difficile. Ok, hanno accettato la richiesta per 65 milioni per Marc-André Ter Stegen, che sia a me che a Ricky non piaceva più di tanto, quindi lo diamo via più che volentieri, potremmo provare per un nuovo portiere, anche se abbiamo Silesen, guardiamo un pochino cosa ci propone il mercato, mentre Ronaldo continua a rifiutare. Io ragazzi gli offro 1.200.000 a settimana, è veramente tantissimo, vediamo se accetta. Ok, è stato venduto Ter Stegen e ho fatto 3 offerte per 3 portieri diversi, molto forti, tutti e tre, Courtois, Lloris e Handanovic, che forse è quello più verosimile, visto che Barcellona ha avuto spesso contatti con l'Inter per Handanovic. Ok, l'unico che sembrano accettare è Handanovic, che a me va più che bene perché è un ottimo portiere. Lo so che abbiamo Silesen che comunque è buono, però Handanovic è qualcosa in più che ci serve. Ok ragazzi, Ronaldo è imprendibile, offrirò un contratto faraonico, ma sicuramente non arriverà. Arriva invece Samir Handanovic, un ottimo acquisto, per soli 48 milioni, non è nemmeno tanto, sicuramente è meno di quanto abbiamo venduto Ter Stegen a 66, quindi sono più che contento, andiamo a prenderci questo portierone che andrà sicuramente titolare. E ragazzi, arriva anche un difensore, arriva Manolas, penso l'avesse richiesto pure Ricky, arriva per 50 milioni con 130.000 di stipendio, quindi buono, un nuovo difensore centrale si va a fiancare a Koulibaly, a Umtiti e a Piqué, quindi perfetto, in difesa siamo sicuramente coperti. Forse a questo punto, visto che abbiamo dato via Agüero, ci serve una punta. Ok, provo un'offerta per 60 milioni più Denis Suarez per Griezmann, non so se è molto fattibile come cosa. Però Griezmann sarebbe sicuramente un super attaccante da far arrivare al Barcellona. Un altro giocatore secondo me dovrebbe venire al Barcellona è Ousmane Dembélé, che l'ho preso tra l'altro il Barcellona con la presentazione
veramente incredibile, con dei palleggi perfetti, si vede che ha 5 stelle di massa abilità. Insomma, vabbè, proviamo a prenderlo, vediamo cosa dice il Borussia. Ok, Griezmann è inarrivabile, però Ousmane Dembélé sembra fattibile, quindi io direi di andare a prendere lui. Ci avanzerebbe ancora un po' di soldi, ma sinceramente non so dove andare a fare il colpo. Ousmane Dembélé secondo me potrebbe giocare anche come punta, vediamo. Ok, scendiamo in campo in questa formazione con Handanovic in porta, Alexandre, Umtiti, Manolas, quindi due nuovi acquisti, Semedo, Rafinha, Gomes, Iniesta, Messi dietro Suarez e Hazard. Buono il passaggio per Messi. Messi può tentare il tiro, perché col destro non lo so, però prende palo. Assurdo, Messi anche col destro pericolosissimo. Finisce qua il primo tempo sullo 0-0, purtroppo non siamo molto incisivi. Forse sono io un po' addormentato ancora, mi devo svegliare, dai, mi devo svegliare. Però Iniesta non la regge la partita. Andiamo a mettere Seri per avere un po' più di continuità lì in mezzo al campo, un po' più di velocità, un po' più di movimento. Riproviamo il 4-2-4, messo Rakitic al Caser, sarà dura, ci proviamo, manca poco, dobbiamo fare l'ultima azione, se riesco anche a fare i cambi in tempo. Ma la palla, dai di là per Suarez, dai, si fa fregare da un difensore qualunque, non so cosa dirvi ragazzi, 0-0, boh, non c'ero sì io, palo di Messi, ma non c'ero sì io, forse non c'era, ma non c'era nemmeno la squadra, un tiro ragazzi, un tiro non va bene. Facciamo gli altri allenamenti. Guerrero sale a 64, quindi buono. Umtiti sale a 85, quindi buonissimo. Delle piccole soddisfazioni ci sono. Adesso dobbiamo andare a chiudere il mercato e lo chiudiamo alla grande, perché arriva Ousmane Dembélé, ci rimangono 20 milioni, ma non saprei bene cosa fare, visto che comunque Ronaldo ormai non può più arrivare. Diciamo che va bene così, probabilmente andrò anche a cambiare il modulo. Infatti andrò a utilizzare un 4-2-3-1 un pochino più offensivo, con Messi un po' spostato sulla destra e Suarez leggermente sulla sinistra, Dembélé e Hazard sulle fasce, Iniesta e Verratti per il momento davanti alla difesa, ma saranno molti centrocampisti che si alterneranno in quei due ruoli. Mi dispiace, l'unica cosa che mi dispiace è non utilizzare tutti i centrocampisti, perché in questo modo ne abbiamo solo due. Però probabilmente questo è un modulo un pochino più equilibrato, che mi dà modo anche di utilizzare sia Hazard che Dembélé nei propri ruoli. Ok, è arrivata un'offerta per Eden Hazard a 93 milioni e mezzo, però ragazzi, Hazard non si vende, rivieta e vieta ulteriori offerte, perché non ha senso, abbiamo venduto Agüero e Hazard non si vende. Prestito per 2 anni per Santiago Bueno, quindi accetto più che volentieri e andiamo avanti. Non penso di fare altri acquisti perché non abbiamo abbastanza soldi, sui 20 milioni, magari 25 spostando un po' il budget, ma non ha senso prendere un giocatore a 25 milioni, non ne abbiamo bisogno. Ok, il mercato si è concluso, non sono arrivate altre offerte, saliamo a 78, intorniamo a 78 di valutazione, arriviamo con l'Atletico Bilbao, che sarà l'ultima partita che giocheremo e poi ne simuleremo due. Vediamo un pochino come andiamo in campionato dopo quel pareggio veramente orribile. Ok, questa è la squadra che scende in campo contro l'Atletico Bilbao, con Suarez e Messi dietro, Hazard e Dembélé sulle fasce, Andre Gomes e Verratti davanti alla difesa, con Alexandre, Umtiti, Koulibaly, Semedo e Handanovic in porta. È partito Dembélé, lo ha visto Verratti, bello il lancio, la palla rimbalza un po' tanto, Dembélé prova a fermarsi, si ferma bene, Dembélé, buono ancora, si gira, Dembélé il tiro, pericoloso subito, Ousmane Dembélé, bravo Messi, recupera palla, molto bene. Suarez, il passaggio ancora per Dembélé, vince il rimpallo. Dembélé prova in mezzo, di rabona per Suarez, eccezionale, ancora Dembélé per Messi di testa e c'è l'1-0. Dembélé on fire, veramente. Messi per Hazard. Buono ancora per Messi, vede l'inserimento di Suarez, può raddoppiare Suarez il tiro. Luis Suarez, 1-2 micidiale del nostro Barcellona. Finalmente si è svegliato sto Barcellona, cioè oggi in questo episodio dico, perché probabilmente mi dovevo svegliare un pochino io, probabilmente è così. Qui Suarez, ancora per Dembélé, mamma mia come si intendono. Dembélé rientra con la spina, alla grande. Per Dembélé, tenta il tiro Dembélé, mamma mia. Finisce qua il primo tempo, 2-0, Dembélé veramente micidiale. È entrato benissimo nella squadra, in partita. Andiamo nel secondo tempo e continuiamo così. Dembélé con le finte, con le solite skill, ancora Dembélé. Mamma mia la waka waka pure. Prova a passare la palla, eccezionale però Dembélé, mi diverto troppo con le 5 stelle abilità.
Hazard per Messi, buono, qui l'anticipo di Messi. Messi, qui c'è il fallo da dietro. Ma come no? Ma perché ogni volta che mi fanno sti falli da dietro non me li fischia mai? Ma che è sta storia? Facciamo dei cambi, mettiamo Alcacer per Suarez, Rakitic trequartista e 6 per Verratti. Cambiamo un pochino di giocatori, anche se manca veramente poco. Però facciamo un po' girare la squadra. Forse un'ultima occasione per noi con Paco Alcacer, che serve ancora Dembélé sulla fascia, ma finisce qua la partita. Comunque un ottimo 2-0, archiviata nel primo tempo la partita, quindi va bene così. Nuovi 3 punti, nuova verve in questo campionato che avevo perso nella prima partita. Adesso dobbiamo simulare le ultime 2 partite e vedere se manteniamo il piccolo vantaggio che abbiamo sul Real, che adesso è di 10 punti, ma il Real ha 3 partite in meno, quindi potrebbe diventare di un solo punto. Ok, andiamo a simulare la partita contro l'Alavés, sperando che vada bene. La saltiamo 2-0. Hazard e Messi chiudono la partita, buono così. Ho visto forse un infortunio, non ho visto se è nostro dell'Alavés, però sembrerebbe dell'Alavés visto che non abbiamo mail. Andiamo anche a fare i soliti allenamenti di prima con Guerrero che è salito a 65, quindi ottimo. Umtiti è comunque un buonissimo 85, Semedo è quasi un 82, prende anche una bella A, quindi perfetto. Andiamo avanti all'ultima partita di oggi. Con attenzione il Real che adesso ha 12 punti, quindi vuol dire che ha pareggiato e quindi che ha giocato altre 2 partite, vinte entrambe dal Real, quindi è a 6 punti con una partita in meno, quindi potenzialmente a 3. Andiamo a simulare la partita con Leganés sperando di vincere. Ho levato Dembélé per farlo un pochino riposare, anche se non aveva tanto bisogno. Ho messo Messi sulla fascia scusate, Rakitic trequartista con Rafinha Verratti davanti alla difesa. Speriamo che vada bene questo esperimento, è andato bene. 3-0, segnano 2 terzini più Messi, quindi perfetto. Diciamo che in campionato ci stiamo comportando molto bene. Comunque sono arrivate altre 4 vittorie, purtroppo un pareggio, ma va bene così. Facciamo l'ultima sessione allenamenti proprio per vedere se Semedo sale 82, anche se sarà difficile. Eccolo qui, prende un AD, non sale più di tanto, arriva quasi comunque 82. Elena è sempre un 72, va bene. Anche così, il Real Madrid non ha giocato, quindi ancora di nuovo torna a 2 partite di distanza, con 9 punti di distanza. Ovviamente se le vincesse entrambe arriverebbe comunque dietro, cioè sarebbe comunque dietro di noi per 3 punti. Quindi per il momento va bene, abbiamo creato una rosa ancora più competitiva andando a prenderci Ousmane Dembélé, che è un acquisto reale che ha fatto il Barcellona, Manolas e Handanovic, andando ad andare via Agüero e Ter Stegen. Scrivete voi se secondo voi ci abbiamo perso o guadagnato da queste cessioni e acquisti. Vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. And I, we got history, yeah.